Dopo aver incontrato mamma Maria, ecco suo figlio Marco. Buongiorno. Ciao Elena. Lui è Marco Del Bono, titolare di questa azienda agricola che si chiama Prat di Bus. Prat di Bus, Prato dei Buchi. Ah, Prato di Buchi. Allora, parliamo di una realtà multifunzionale che unisce diverse attività. Aziende come la tua non fanno nient'altro che proporre quello che accadeva un tempo in tutte le famiglie contadine. Esatto, come una volta noi abbiamo voluto riproporre un po' la multifunzionalità delle aziende. Le famiglie contadine in una cinquantina d'anni fa allevavano, coltivavano tutto per la famiglia per avere un'autosufficienza. Ma senti, come nasce tutto questo? Perché io so che tu avevi un sogno, volevi viaggiare, ma poi a un certo punto... Sì, esatto. Dopo aver finito le scuole medie ho fatto la scuola alberghiera, mi sarebbe piaciuto comunque girare il mondo come sulle navi, come cameriere, così. Però poi varie esperienze anche all'estero, il legame col territorio è stato molto forte e sono voluto tornare e aprire un'azienda agricola. Ed eccoti qua. Eccomi qua, sì. Però noi lo diciamo spessissimo, l'agricoltura in montagna è difficile. Insomma, tu sei partito e hai incontrato anche diverse difficoltà. Essendo da solo, comunque, all'inizio ho incontrato la difficoltà nel fare tanti lavori insieme, allevare animali, produrre formaggi e doverli vendere. Da qui, dopo qualche anno, è entrato a far parte dell'azienda anche mio fratello, abbiamo acquistato delle vacche e abbiamo iniziato anche a fare i mercati per proporre direttamente il nostro prodotto e fare una vendita diretta. Poi c'è da dire una cosa molto carina, perché dovete sapere che Marco non lascia mai, ma quasi mai, da solo le sue capre. No, infatti quando ho costruito la stalla ho fatto una stanza che si trova qua in alto, dove si possono vedere direttamente le capre dalla stalla per poterle accudire anche nei momenti dei parti. Senti, sei felice adesso di tutto quello che hai? Perché io so che papà è partito con 7 capre e poi oggi siamo a quante capre hai? Adesso ne abbiamo una 60, sì. Ci fa tanto sacrificio, però dà anche tante soddisfazioni. Ecco, nel vostro caseificio create questi formaggi caprini e vaccini, e per parlare di tutto questo Marco mi porterà è un posto molto magico. Andiamo. Grotta scavata dall'acqua di un torrente, vero Marco? Esatto, è una grotta naturale scavata dal torrente Valzella, e praticamente questo è tufo naturale, poi noi abbiamo chiuso quella parte lì per fare una grotta per affinare i nostri formaggi. Perché un tempo si stagionavano i formaggi proprio nelle grotte. Esatto, perché comunque queste grotte hanno la qualità di mantenere la temperatura costante tutto l'anno. Si forma un microclima adatto a dare profumi e sapori ai nostri formaggi. Perciò perfette queste grotte per dare il sapore giusto ai formaggi. E qui abbiamo, presentiamolo bene Marco, il tuo fratello Andrea che sta raschiando i formaggi, che è un formaggio vaccino. Esatto, questo è un formaggio vaccino fatto con la lavorazione del latte della sera, che viene prima scremato per fare il burro, aggiunto al latte della mungitura della mattina. Facciamo questo che noi chiamiamo appunto stagionato in grotta, perché lo affiniamo in questa grotta. Allora, la lavorazione del formaggio avviene come i classici formaggi, viene aggiunto il caglio, viene lasciato riposare per circa 30 minuti, dopo 30 minuti viene tagliato, lasciato sierare ancora per 4-5 minuti e poi si lascia riposare in caldaia, e una volta che si è tutto unito si toglie dalla caldaia, si mette in forma e si stampa. La salatura? La salatura facciamo tutta a secco, ci viene praticamente dopo essere lavorato, la sera viene salato da una parte e la mattina dopo dall'altra. Ok, però prima di arrivare proprio in questa grotta ha bisogno di una stagionatura di più o meno 3-4 mesi? Esatto, lo facciamo stagionare 3-4 mesi in celle di stagionatura, perché la grotta ha troppa umidità, se dovessimo portarlo subito farebbe una muffa esagerata. Dopo 3-4 mesi lo portiamo qua ad affinare. Senti, che caratteristica ha questo formaggio?
Questo è un formaggio dalla pasta semi-compatta, dai sapori molto intensi, e come si vede qua ogni 2-3 mesi dobbiamo raschiarli, perché comunque si forma una muffa sulla crosta, che va comunque pulita per mantenere la crosta sana. E qui stiamo sempre parlando delle muffe naturali, esatto, che sono importantissime perché danno proprio quel sapore che caratterizza poi il formaggio. Senti, però non c'è solo questo formaggio vaccino, perché fate anche i caprini. Sì, noi facciamo anche formaggi di capra. Il nostro prodotto di punta è una lattica, un formaggio caprino. La lavorazione è abbastanza semplice ma molto lunga nel tempo. Praticamente il latte viene raffreddato a 22 gradi, vengono aggiunti i fermenti lattici e una quantità di caglio molto bassa, viene lasciato 12 ore a riposare. Dopo le 12 ore si toglie, si lascia scolare e si fanno le nostre piramidi. Noi facciamo del caprino classico a forma di piramide, che facciamo anche con il carbone vegetale. Poi, come possiamo vedere, ci sono anche i salumi. Sì, il nostro prodotto di punta è il salame bergamasco, il classico salame bergamasco, fatto con le parti nobili del maiale, la coscia, la lonza, il filetto, le parti più buone. Senti, poi tutti questi prodotti rientrano in un progetto. Esatto, da qui noi abbiamo aperto uno spazio che si affaccia proprio sulla strada provinciale della nostra valle, dove vendiamo tutti i nostri prodotti e anche prodotti di agricoltori che producono miele, marmellate e altri prodotti. Ah, bene, poi tra poco andremo proprio in questo negozietto e conosceremo anche gli altri prodotti. Io lo dico sempre, l'ognuno fa la forza.